pronto per l'edizione 2023 del congresso Update del Metabolismo, che si svolgerà quest'anno in una duplice modalità con l'attivazione di ben 11 crediti formativi ECM. Tutti coloro che vorranno partecipare dovranno dapprima iscriversi sulla piattaforma FAD della Diapo per fruire delle relazioni didattiche a distanza e poi potranno concludere il percorso formativo in presenza il 2 dicembre prossimo presso l'hotel Edra Palace di Cassino. Responsabili scientifici, professori Nicola Napoli e Paolo Pozzilli. Il numero di persone affette da diabete continua ad aumentare. I dati sono preoccupanti, soprattutto per il diabete di tipo 2, che spesso è associato anche ad altre patologie. A Cassino si torna a discutere delle malattie del metabolismo e dei nuovi approcci terapeutici. Il professore Nicola Napoli ha sottolineato l'opportunità che i pazienti hanno con le nuove terapie a disposizione, che permettono di migliorare il quadro glicemico e ridurre il rischio di complicanze renali e cardiovascolari. Il corso in sintesi ha come obiettivo quello di fornire ai partecipanti indicazioni sull'utilizzo di nuovi farmaci e su innovativi approcci terapeutici in ambito metabolico, in particolare per il trattamento del diabete mellito di tipo 2 e dell'osteoporosi. Si discuteranno nel corso dell'evento le modalità prescrittive, i limiti delle nuove note AIFA e la loro applicazione nella pratica clinica. Occhi puntati anche sui nuovi approcci per la gestione della tecnologia e del monitoraggio continuo della glicemia. Infine, spazio ai modelli di network per la gestione dei pazienti diabetici e di quelli affetti da frattura, il ruolo dello specialista ospedaliero, dei medici in formazione e dei medici di famiglia. We'll be right back.